Abbiamo già accennato al metodo, cerchiamo di approfondire l'argomento per quanto riguarda la produzione musicale. La cosa è molto personale, molto soggettiva, ognuno ha il suo metodo e ognuno sviluppa il proprio sistema di lavoro come preferisce in base a come risulta più efficace. Io ho il mio metodo e lo condivido volentieri con voi, così anche perché ne possiamo discutere e posso anch'io stesso migliorarmi a partire da un'idea di base che ho. Innanzitutto si parte da un'idea. Difficilmente mi metto a fare qualcosa così da zero. Parto da un'idea, vorrei fare un remix e vorrei creare una traccia. Comunque c'è un'idea di fondo, può essere anche semplicemente teorica. Se invece si tratta di ricreare qualcosa, un remix, sento una traccia vocale e ci sento sotto qualcosa di simile a dei pezzi che mi piacciono, allora prendo il pezzo che mi piace e lo metto lì sul software come riferimento. Poi cerco di procedere dal basso verso l'alto nella gamma di frequenze, o meglio, parto dal groove, a meno che non abbia un'idea specifica di qualcos'altro. Cerco di creare una cassa e groove di batterie, piatti che si intersecano tra loro e lo sviluppo su 4 o 8 battute, di solito 8. Quindi metto insieme gli elementi senza curarmi più di tanto del suono, ma cercando di fare qualcosa che gira, come si dice in gergo. Cerco di ricreare un groove che funzioni in base all'idea che ho. Che siano loop o vengano fuori da una drum machine, mi interessa relativamente poco. L'importante è creare un groove. Se parto da dei loop, di solito li spezzetto, perché prendere un loop e buttarlo lì non è molto originale e neanche poi funziona più di tanto per quello che vorrei. Lo spezzetto e uso solo le parti che mi interessano. E cerco di mettere insieme cassa, un rullante e o un clap e poi un qualcosa che dia movimento in aggiunta nel corso delle battute. Innanzitutto metto tutto insieme e poi vedo se funziona semplicemente togliendo o dando volume alle singole parti. Intanto butto tutto lì, poi dopo decido cosa tenere o cosa no. E dopo decido come lavorare sui suoni. Tanto getto le basi. Dal groove passo al basso. È difficilissimo trovare subito il suono di basso che mi piace o che funziona. Cerco intanto di dare un'idea del basso che vorrei. Quindi un basso che si muove, un basso fermo, un basso vero, un basso synth, un basso duro, un basso morbido, insomma detto così brutalmente. Comunque cerco di dare un'idea di basso e lo incastro sul groove. Una volta fatto questo si passa alla parte tra virgolette alta, quindi l'arrangiamento di tastiere o altri tipi di suoni, e lì veramente il quadro è infinito. Quello che faccio sempre è utilizzare quei 3 o 4 plugin, comunque strumenti virtuali, da cui pescare suoni, perché anche lì il panorama è veramente infinito e quindi parto da pochi suoni, poche librerie che conosco e cerco i suoni più adatti. Poi dopo, semmai se sento il bisogno di qualche cos'altro, vado a pescare altrove, ma di base uso i 3-4 plugin che più mi piacciono. Per esempio uno di quelli che preferisco è Alpha, che è l'evoluzione del vecchio Albino, che comunque ha una gamma di suoni di base accettabili che si può ricreare più o meno tutto. Però questo è quello che uso io. Siete liberi di provare qualsiasi cosa, anche delle librerie più evolute se vogliamo. Ultimo, ma assolutamente non meno importante, la voce quando c'è, o comunque la melodia, che può essere anche strumentale, però diciamo quella caratteristica che ti fa ricordare il pezzo, che deve essere facilmente riconoscibile. Pensi anche a tutti i più famosi brani house strumentali, hanno qualcosa di riconoscibile, tra virgolette orecchiabile. Questo cerco di trovarlo dopo, a meno che non faccia parte della mia idea di base. Quindi, batteria, basso, tastiere o armonia, voce o melodia. Questo è il mio metodo. E invece il tuo qual è? Scrivilo nei commenti, sono curioso, così ne parliamo insieme.